Quasi un anno dopo la scomparsa di Toto Cutugno, suo figlio Nicola è apparso in una puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, per commemorarlo insieme a vari amici e celebrità del mondo dello spettacolo. Domenica In, Alba Parietti senza filtri su Toto Cutugno. Durante la trasmissione, molti hanno condiviso ricordi affettuosi del cantante, ma Alba Parietti, che in passato aveva co-condotto con lui una memorabile edizione dello show, ha scelto di offrire un ritratto più sfaccettato e meno idealizzato di Cutugno. Alba Parietti ha descritto Toto Cutugno come una figura complessa e vivace, capace di animare il backstage con i suoi scherzi. Durante l'evento, mentre gli altri tendevano a parlare di lui con toni nostalgici e commossi, Parietti ha espresso il desiderio che la sua immagine non venisse santificata. Non lo facciamo diventare un santino. Questa frase, pronunciata con un sorriso, riflette la sua esperienza diretta con il cantante, tra momenti di leggerezza e intensi battibecchi. Lui era un maschio alfa, e anche io ma non come lui, ha ricordato Parietti, sottolineando la forte personalità di Cutugno. Durante la conduzione insieme nel 1992-93, avevano avuto momenti di tensione ma anche di grande collaborazione. Parietti ha condiviso un aneddoto particolare che illustra bene il lato scherzoso ma anche provocatorio di Cutugno. Lui mi ha fatto fare dei duetti meravigliosi ma io volevo Biagio Antonacci che era agli esordi e lui gli rodeva. Alla fine ce l'ha fatto fare ma lui cosa faceva? Essendo amici di tutti, io e Biagio siamo entrati in studio ma Toto ha fatto credere a tutti che avevamo un inciuccio e il pubblico lanciava i cori. Questi episodi hanno dimostrato che, nonostante la fama e l'affetto del pubblico, Cutugno poteva essere un personaggio sfidante con cui lavorare. Le dinamiche tra lui e Parietti erano spesso cariche di energia e non mancavano i contrasti. Infatti, quando interrogata su eventuali litigi, Parietti ha ammesso candidamente: abbiamo mai litigato? Spesso e come delle bestie per tutto, questa testimonianza di Alba Parietti offre una visione più completa e umana di Toto Cutugno, rivelando che dietro il personaggio pubblico c'era un uomo di grande talento, certamente, ma anche con i suoi difetti e le sue peculiarità. Condividere questi dettagli personali aiuta a comprendere meglio sia la persona che l'artista, senza cadere nella trappola di idealizzarlo eccessivamente.